Vorrei chiamare sul palco Suor Anna Moni Alfieri. Allora, la prima cosa da chiedere ad uno Stato è: ti chiedo di garantire i diritti che riconosci, uno per tutti, parlo di quello di cui mi devo occupare in questa sede, la libertà di scelta educativa della famiglia per il semplice fatto che ha messo al mondo dei figli. Allora, lo continuiamo a ridire che siamo al 47esimo posto al mondo in termini di libertà di scelta educativa, siamo agli ultimi posti in Europa. Va bene, una volta che l'abbiamo detto, io da economista, se uno mi porta in bilancio negativo, dico: se non hai uno straccio di soluzione, fai parte del problema. Allora è inutile dire che la Costituzione... È superfluo dire a voi che sapete meglio di me che c'è un articolo 30 della Costituzione che garantisce questo diritto, tranne poi nel secondo comma. Nel primo dice che i genitori hanno la responsabilità, e non c'è responsabilità senza libertà. Oggi i cittadini, e questa è una amara verità, i nostri giovani, non riconoscendo più uno Stato di diritto, non si riconoscono soggetti di diritto, e la cosa peggiore è che non riconoscono soggetto di diritto l'altro, che è un possesso. La nostra incapacità ha generato un sistema scolastico che si abbia il coraggio, lo sdegno di definirlo com'è: classista, regionalista e discriminatorio. Sì, devi essere fortunato a nascere nella famiglia ricca e anche nella regione giusta. Un bambino portatore di handicap, se sceglie la scuola statale, forse, se gli va bene, avrà il docente di sostegno. Se sceglie la scuola paritaria, non è più figlio dello Stato italiano, e allora saltano le leggi sulle pari opportunità, sull'integrazione, perché il sostegno se lo paga lui o lo paga la famiglia. Il mio schieramento è perché la famiglia italiana possa scegliere liberamente fra una buona scuola pubblica, statale e paritaria, senza distinzioni di sesso, religione, razza, lingua e vincolo economico. Questo permetterà alla scuola di funzionare, perché la scuola la fanno i buoni docenti. La scuola non è un ammortizzatore sociale per i docenti. Avranno il coraggio di fare questa riforma, che è semplicissima: inserire il costo standard di sostenibilità per allievo, e questa riforma per lo Stato italiano è a costo zero. Io mi spingo oltre, mettendoci anche i numeri che vengono dal Ministero, dicendo che andrebbe a risparmiare 17 miliardi di euro. Ho sfidato l'attuale governo e continuerò a sfidare tutti gli altri.